Cari amici, buonasera. Irina Tirdea per voi, lezioni di stile. Siamo in onda su Iris Press TV e non poteva mancare la nostra puntata sulla bellezza, sul beauty. E oggi con noi un invitato speciale, Claudia Bonsignore. Buongiorno Ciao a Claudia, tutti, bentrovati. un professional makeup artist Esatto. di un certo valore, adesso lo vedrete, che oggi mi ha eseguito un lavoro magnifico. Dobbiamo Sei dire bellissima, sei grazie, splendida. grazie mille, grazie mille. Ma cosa dire di Claudia? Guardate un po' che bellissima donna, non Grazie, solo molto una gentile. brava professionista. Dobbiamo dire che il lavoro svolto oggi è stato realizzato a 30 Sì, gradi. esattamente a 30 gradi. Quindi è Abbiamo molto. sfidato proprio la fisica. Assolutamente sì, e guardate il mio risultato, poi lo Lascio la scena a vedrete. te, che sei splendida. Grazie, grazie mille Claudia, grazie per il lavoro svolto. Ma È stato un piacere. vogliamo raccontare un attimo la tua storia, così i nostri telespettatori ti Non voglio appesantire conoscono. nessuno. No, Io faccio la makeup assolutamente. artist professionale, lavoro per un'azienda di make-up, un'azienda internazionale, e poi chiaramente come makeup artist collaboro con fotografi, con agenzie di moda, nel fashion, insomma tutto ciò che è bellezza, che è make-up, mi riguarda. Richiede l'attenzione di Richiede le mie Claudia. capacità, le mie cognizioni. Insomma, io in fondo sono una creativa, mi piace valorizzare le persone, valorizzare la bellezza che ogni donna ha, e Ma quindi. partiamo dal presupposto che non ci sono delle donne brutte, solo No, donne che non assolutamente. sanno magari mettere in valore la sua Esatto. bellezza. O magari che non conoscono le interazioni del make-up, non sanno scegliere la texture del prodotto di base ideale per loro, e non sanno come funzionano i correttori, quindi la mancanza di conoscenza fa sì che spesso le loro scelte convergano sui prodotti sbagliati per texture, per colore, e non c'è cosa peggiore perché poi il risultato in realtà è a discapito e non ha valore nella bellezza stessa. Però le donne, una volta che hanno acquisito quelle cognizioni, sono tutte in grado di splendere e di valorizzare i loro punti di forza, E stare ovviamente, bene con loro stesse, soprattutto in primis. in primis, per trasmettere l'attitudine Certo, giusta, no? certo. Vogliamo dire cosa mi hai realizzato a me oggi e perché? Esatto. Perché io avevo certe imperfezioni, una parte li conoscevo, altre me l'hai fatto notare. Allora, diciamo che tu hai una pelle particolare, perché per assurdo è una cosa ed è il suo contrario, una pelle che nella zona T, quella centrale, ha una produzione eccessiva di sebo e quindi da qui un effetto molto lucido e antiestetico, e poi nelle zone periferiche invece piuttosto secca. Quindi io ti ho utilizzato un primer che ha un primer è un fissante per il trucco, quindi serve a fare in modo che il trucco duri di più, e in generale poi in quello specifico caso di scelte io ti ho applicato un primer che ha un'azione anche struggente sul poro e perfezionante della Come base. si vede, un ottimo Sì, risultato perché assolutamente. ero molto lucida, devo dire la verità, poi con il caldo che non aiutava. Certo, questi 30 gradi in cui siamo ancora adesso, Siamo ancora adesso, lo dobbiamo dire, ci sono quasi le 29 è gradi e 4, quasi le 7 di e sono sera. quasi le 19, sì, quindi diciamo che l'estate ci avvolge. E quindi poi dopo il primer ho scelto un fondotinta che abbia sia un'azione idratante, ma al tempo stesso con un finish matte, quindi che riesca a riequilibrare questo effetto di lucido che ti crea il sebo. Poi ho usato fondamentalmente dei colori molto naturali, un trucco beauty che non abbia o non dia la percezione di qualcosa di freddo, di alieno, ma che sia caldo, avvolgente, un po' anche per la stagione, un po' per tutto. E quindi fondamentalmente ho applicato degli eyeshadow dei colori dal pesca al marrone, sfumandoli Che devo chiaramente dire su. che io non li E sceglievo prima, adesso li ho infatti riscoperti. ho preferito proporti qualcosa di alternativo. Dico sempre che quando una persona si sottopone a una seduta o una consulenza di trucco deve essere disposta a vedersi anche in maniera un po' diversa, perché se continuiamo a percorrere le stesse strade, Certo. verosimilmente non abbiamo mai Dei dei risultati. risultati, o comunque quel suggerimento che potrebbe risultare gradevole, vincente, una chiave di volta che ci. L'unione fa Sì, la sicuramente. forza, no? Accettare anche qualche piccolo cambiamento, qualche interpretazione diversa, perché
metterla poi magari in atto. Tu il marrone lo utilizzavi, adesso ti lasci vivere la giornata con questa mia proposta, vedrai a fine della giornata se questo risultato ti ha convinto e magari lo adotterai poi tra i vari look che sceglierai da qui in futuro. Assolutamente. Bene. Chi mi conosce lo sa che ho questa attitudine un po' cameleontica, direi, Come me, del anche resto, siamo dei dei gemelli gemelli. e quindi è normale. Noi abbiamo scelto oggi Claudia Bonsignore, un professionista veramente sulla bellezza, sul makeup artist, e la invitiamo anche per le prossime puntate a Assolutamente, darci volentieri. questi meravigliosi consigli. Sarà Grazie mille, sempre un Claudia. grande piacere. Grazie a te. A presto. Ciao! Ciao.